si è aperta un'altra settimana di fuoco per il governo fra gli echi che non si fermano dello scandalo che riguarda ovviamente la vicenda kazaka, con nuove rivelazioni che discuteremo anche oggi, e soprattutto la vicenda nuova, imprevista, della dichiarazione di Calderoli, con tutti gli echi che può avere, per esempio le possibili dimissioni del vicepresidente del Senato, e poi ovviamente il pacchetto lavoro che inizia questa settimana. Insomma, c'è molto da discutere. Presento gli ospiti questa sera. Maurizio Belpietro, in collegamento da Milano, il direttore Libero. Buonasera. Buonasera. E Bianca Berlinguer, direttrice del TG3 qui nello studio di Roma. Allora, restate ovviamente collegati, ricordatevi che c'è quasi un programma parallelo che si può seguire sul sito inondalive.la7.it, con approfondimenti, Twitter, foto e video che riguardano i temi toccati da questa puntata. Ci vediamo subito dopo la pubblicità. Rispetto al ministro King, veramente voglio dirgli, sarebbe un ottimo ministro, forse lo è, ma dovrebbe esserlo in Congo, non in Italia. Ogni tanto, smanettando con internet, apro il governo italiano e cazzo, quando mi viene fuori da King, io resto secco. Io sono anche un amante degli animali, per l'amor del cielo. Ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie, tutto il resto. Però i lupi anche ci ho avuto. Però quando vedo uscire delle, non dico che, delle sembianze doranti, resto ancora sconvolto. Non c'è niente da fare. Credo che non debba essere ricondotta a un fatto personale. Qui stiamo parlando dell'immagine dell'Italia, stiamo parlando del ruolo di chi riveste una carica pubblica, di un leader politico, e quindi credo che il punto non è più quello personale. E per quello che scelgo di non rispondere a attacchi personali, ma riportare l'attenzione sul ruolo della comunicazione di chi ha la responsabilità di comunicare e di guidare un paese. Ha fatto bene, in un comizio si può dire quello che si vuole, insomma, tutti nei comizi dicono qualcosa di storto, però direi che non l'ha offesa, su, ha detto una battuta e poi gli ha già chiesto scusa, dai, non meniamo il torone, parliamo di cose serie. È intervenuto anche Napolitano su questa cosa? Ah, non ho sentito Napolitano se è intervenuto o meno, però fa parte del gioco, su, una battutina. D'altra parte, una ministra che vuole venire qua a insegnarci a vivere a noi, insomma, mi sembra un po' ridicolo. Comunque va bene così. Calderoli ha fatto la sua parte in un comizio, naturalmente in privato non gli direbbe mai una cosa del genere. Le cose o le dici o continuiamo a chiacchierare. Ma perfino Maroni l'ha rimproverato. Fa niente, per me è giusto che faccia quella cosa. Ma non è offensivo nei confronti del ministro? Sì, vabbè, ha detto la sua, ognuno siamo liberi di dire quello che si, cioè uno è libero di dirlo e l'ha detto. Ma per, è un argomento questo? Non lo so. È una cretinata. Non vale la pena neanche come... Non vale la pena. Voi siete dei giornalisti professionisti e vi fermate su queste cazzate qua. È intervenuto anche Napolitano. È squallido, ma chi se ne frega. Napolitano fa come il Papa, fa la sua parte, ma... Non vale la pena... Assolutamente. Lui ha fatto bene a dire che il ministro... Ha fatto bene, ha fatto male, l'ha fatto, basta. Non è importante, non è una cosa... Ma... Non è grave che uno si riferisca ad un ministro con un termine del genere. Beh, comunque che abbiamo troppi extracomunitari, ha ragione. Rango è una parola che non si doveva dire, però che ci siano tutti qua che dobbiamo mantenere il mondo intero, tutta l'Africa, porco diavolo che vadano a lavorare. Io ho mio genero che a casa è disoccupato, non prende una lira, hai capito o no? Dietilo là, dietilo. Ma è colpa della ministra? E di chi è colpa? Mia? Quelli che governano. La Lega ha governato fino all'altro giorno. Ma quale altro giorno? Che non le hanno mai dato la possibilità di parlare, ma non dire semate. Allora, rieccoci in studio, l'informazione in diretta è la 7, a quest'ora d'estate incominciano ad arrivare le agenzie perché sono in corso le feste, i leader parlano, forse avrete già sentito che Renzi dice che il governo non durerà molto, Epifani
torna a parlare dell'IVA e dice colpirebbe i ceti popolari, ma noi qui partiamo da questa vicenda che sicuramente è la notizia del giorno. Maurizio Belpietro, che cosa pensi di queste dichiarazioni così forti, la polemica che ne è seguita? Penso che Calderoli abbia commesso una grossa stupidaggine, non soltanto perché ha offeso una donna con questo paragone anche un ministro della Repubblica, ma anche perché ha oscurato le difficoltà del governo e paradossalmente ha fatto quasi, dicendo quelle cose, un piacere al governo che può atteggiarsi a vittima se non dovendo rispondere invece dei problemi seri, concreti, cioè del fatto che finora, dopo 3 mesi, non ha ancora deciso nulla. Anch'io spesso ho polemizzato con il ministro Kyenge, ma un conto è polemizzare su una serie di argomenti come appunto lo Ius Soli oppure anche l'eccessiva accoglienza degli immigrati, la mancata regolamentazione del flusso migratorio, e questo è sacrosanto, è un argomento politico, ma se si offende il ministro si ottiene il risultato contrario, e quindi il ministro in questo momento ha ottenuto la solidarietà di tutti quanti e paradossalmente gli argomenti che porta avanti passano in secondo piano. Insomma, Calderoli ha fatto una grossa stupidaggine. Fra l'altro noi abbiamo composto in questo servizio l'audio che è stato messo in rete dal Corriere.it con altre dichiarazioni più vecchie di Calderoli, in cui ancora c'era questa polemica dicendo dovrebbe essere un ministro ma in un altro paese. Insomma, la Lega torna ad alcuni temi, diciamo così, delle origini e forse lo fa per recuperare consensi? Ma io penso che queste forse siano tra le affermazioni più gravi che abbia fatto, e che non bisogna assolutamente fare l'errore di considerarlo il solito folklore della Lega, come ho sentito dire in queste interviste raccolte alla festa dove ha fatto questo comizio. Peraltro oggi noi abbiamo mandato in onda invece altre telefonate fatte a Radio Padania che erano differenti, insomma alcuni dicevano quello che poi penso io, cioè che è molto grave che lui abbia fatto queste dichiarazioni, perché lui è il vicepresidente del Senato, questa è la questione fondamentale da cui non possiamo prescindere, e rischia naturalmente a questo punto, diciamo, di galvanizzare, istituzionalizzare, insomma legalizzare facendo queste dichiarazioni, è quella che poi inevitabilmente è anche una parte del sentire comune della popolazione, perché non è che quello che ha detto Calderoli lo pensa solo lui, purtroppo c'è anche una parte, diciamo, della popolazione che lo pensa, ma è molto diverso se poi lo pronuncia, cioè se queste parole arrivano da chi occupa un ruolo istituzionale come appunto lo occupa Calderoli, quindi per questo che lo ritengo, diciamo, molto grave, e credo che sia giusto che si intervenga, insomma, come ha fatto oggi anche Letta, chiedendo esplicitamente alla Lega di prendere posizione, anche se abbiamo sentito che poi Maroni invece così ha detto ha sbagliato, per adesso mettiamoci una pietra sopra. Bene, mi sembra che l'ultima cosa da dire sia, Belpietro, che è la prima volta che c'è l'offesa etnica, no? Perché anche la Lega delle origini aveva parole molto, come dire, roboanti, però poi non c'era l'offesa etnica. Beh, di questo tipo che allude addirittura al paragone con animali. Ho sentito delle cose incredibili, lo stesso Calderoli nell'intervista al Corriere dice no, ma io quando sono in Senato non uso questi toni, li uso solo fuori, e poi lei non parla un italiano perfettamente fluente, quindi è qualcosa di molto personalizzato e che colpisce. Sì, ci sono stati anche altri episodi, insomma, un po' sopra le righe, diciamo così. Sì, diciamo, ci sono stati Calderoli. Episodi quando no. Vabbè, Calderoli qualche il pezzo volta, di stella definizione oggi. Prego. No, altre volte dicevi? No, ci sono stati altri episodi, voglio dire, quando, non so, viene chiamato il ministro Bingo Bongo, non è proprio elegantissimo, ecco, diciamoci sì, la sì, verità. Ma io penso per la verità che in questa occasione Calderoli non abbia fatto un piacere neanche al suo movimento, nel senso che intervenendo su quei temi oscura tutti gli altri temi, oscura soprattutto i temi che sono alla base del consenso popolare della Lega, perché la Lega ha vinto soprattutto perché si opponeva a uno Stato troppo invadente, a uno Stato che mette troppe tasse, a uno Stato sprecone, inefficiente, cioè è vero, ha fatto anche la battaglia sul tema dell'immigrazione,
immigrazione e ancora oggi lo fa, ma insomma così rischia di allontanare qualche consenso anche sul tema del, appunto, della battaglia dell'immigrazione. Io penso che lui non abbia fatto un buon servizio per il suo stesso movimento. Direttore, ti faccio vedere una dichiarazione di Niki Vendola sulla vicenda kazaka, perché forse è la prima volta che siete d'accordo, però la usiamo anche per darti là di chiederti su questa vicenda che avete sollevato anche voi sul Libero, che cosa ne pensi, a che punto è. Sentiamo Vendola e torniamo in studio. La responsabilità oggettiva, la responsabilità politica del Ministro dell'Interno in un caso che ci espone in maniera veramente vergognosa di fronte all'opinione pubblica mondiale, essere complici di un dittatore, aver operato in maniera così scandalosa su questioni tanto delicate come quelle che riguardano i diritti umani, è veramente un'ombra che va immediatamente esorcizzata. Credo che le dimissioni di Alfano siano davvero un atto di igiene istituzionale. Avete attaccato molto duramente il governo sulla vicenda della moglie e della bambina di un dissidente kazako, Ablyazov, che attualmente esule in Inghilterra, e volevo chiedere se sei d'accordo anche su questa considerazione che trae Vendola, cioè che si potrebbe arrivare a delle dimissioni ministeriali. Ma io ho la sensazione che la vicenda, che pur grave, della restituzione della moglie di un dissidente kazako e della bambina di 6 anni di un dissidente kazako, sia in realtà stata usata non per occuparci dei diritti umani in Kazakistan e del rispetto dei diritti umani, ma sia usata in questo momento soltanto in una battaglia politica interna. E mi spiego. Se uno guarda la procedura, certo si possono avere opinioni circa il rispetto dei diritti, l'asilo che si deve dare a persone che sono perseguitate nel proprio paese, ma in questo caso tutta la procedura, per quanto politicamente inopportuna magari, è stata seguita regolarmente. Ciò che invece in questo momento sta avvenendo, si sta usando questa vicenda per colpire il governo, il quale, ribadisco, ha tante responsabilità, e certo io sono critico nei confronti del governo e anche nei confronti di alcuni ministri, ma non credo che abbia la responsabilità di questa vicenda. Che cos'è accaduto? Innanzitutto che questa signora insieme con la bambina sono entrate in territorio italiano, è entrata la signora illegalmente e per un anno è rimasta illegalmente all'interno del territorio italiano. Non ha chiesto asilo, non ha detto guardate io sono la moglie di un perseguitato politico e quindi vi chiedo asilo. E quando poi è intervenuta la polizia e che ha fermato su sollecitazione dell'ambasciata kazaka questa signora e la sua bambina, ha trovato un passaporto falso, 56.000 euro. La signora non si è appellata al diritto di asilo, perché se lo avesse fatto probabilmente sarebbero scattati dei meccanismi. Tanto è vero che si è andati, certo, ribadisco, su sollecitazione dell'ambasciata kazaka, ma si è fatta tutta la procedura che di solito viene fatta per l'espulsione, e in questo caso ci sono stati 4 magistrati che si sono occupati della vicenda. Qui non c'entra solo le questioni, non c'entrano soltanto le questioni di polizia. 4 magistrati del Tribunale dei Minori prima, il giudice di pace, la Procura della Repubblica e di nuovo il Tribunale dei Minori si sono occupati dell'allontanamento, dell'espulsione di questa donna con la sua bambina. Anche lì, se fosse scattato semplicemente la richiesta di asilo, probabilmente avrebbe bloccato tutto ciò, ma non è avvenuta, quindi è piena di misteri. È vero in parte quello che dice Belpietro, però nella lettera al Financial Times la signora ha detto di aver chiesto asilo nell'ultimo interrogatorio, perché le era stato consigliato alle autorità inglesi di rimanere coperta. Allora, a parte che lei sostiene che nell'ultimo interrogatorio ha chiesto il diritto all'asilo, poi non è vero che tutto appare così. Presentato.
L'unica cosa di fronte al magistrato si presenta una domanda e dice sì. Scusi, guardi, però voglio dire, non possiamo dire che questa procedura con la quale è stata espulsa questa donna con la sua bambina è una procedura che viene seguita regolarmente, perché non è così. Beh, la regolare procedura di espulsione delle persone. Allora, secondo te, regolarmente per espellere, diciamo, da un paese, diciamo, due persone che allora in questo caso, tra l'altro, cosa erano considerate? Non lo so, due immigrati clandestini, il governo al quale appartengono, lo Stato al quale appartengono queste due persone, manda un aereo privato che le aspetta sulla pista per riportarle immediatamente in Kazakistan. Tant'è che loro sarebbero dovuti, con la procedura normale si procede con l'aereo di Lina che si sarebbe dovuto fermare a Mosca. Quindi questa è già la prima cosa che avrebbe dovuto insospettire, perché voglio dire, quando mai per espellere due immigrati clandestini, perché di questo stiamo parlando, un governo manda un aereo manda un aereo privato e dice non si può prendere quello di linea, perché quello di linea, che sarebbe stato un aereo che poi peraltro si fermava a Mosca, perché se si fosse fermato a Mosca, questo è stato detto, ci sarebbe stato il rischio di attentati terroristici. Allora non mi sembra che questa possa essere considerata francamente una procedura normale che viene seguita regolarmente. Io dico che la vicenda è terrificante per quanto mi riguarda, dopodiché, perché è vero, l'unica cosa che la donna non aveva fatto la richiesta di diritto d'asilo, stando ormai da noi da 10 mesi, mi pare, quindi un tempo non brevissimo, ma è anche, non posso credere francamente, nel momento in cui si è proceduti all'espulsione, ora poi saranno accertate le responsabilità, ma che almeno il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, Procaccini, non sapesse che questo Ablyazov, oltre a essere ricercato per reati di finanza, perché aveva anche un mandato naturalmente di cattura internazionale, sì, però non poteva non sapere che era anche, come dire, considerato il principale oppositore della dittatura kazaka. Ecco, questo mi sembra francamente un po' strano che potesse non saperlo. Poi dire che in questo caso sono state eseguite tutte le procedure normali mi sembra proprio non vero. Che questo signore era inseguito da tre mandati di cattura internazionali. Sì, però, Russia, Ucraina, allora però in Gran Bretagna gli avevano dato asilo politico, come mai? Però scusa Maurizio, come mai? Russia, Ucraina, Ucraina e poi c'era quello kazako. Ma come mai in Inghilterra gli avevano concesso l'asilo politico se era solamente, diciamo, gli hanno concesso l'asilo politico e adesso lo stanno indagando, tanto è vero che pare che gli abbiano ritirato il passaporto, lui è scappato dall'Inghilterra, non si sa più dov'è, evidentemente anche gli inglesi si sono resi conto che qualcosa non funziona, gli hanno sequestrato, gli hanno sequestrato alcuni miliardi, fate un po'. Gli inglesi gli hanno consigliato, come dire, di mandar via parte della famiglia, perché lì non erano più sicuri per questioni di sicurezza. Cioè, la vicenda è molto complessa. Cioè, non possiamo semplificarla dicendo tutto liscio, è andato tutto tranquillo. Ma tu pensi davvero che gli inglesi dicano, senta, scappi da un'altra parte, prima l'accolgono e concedono asilo a una persona, poi dopo dicono alla famiglia di questa persona... Lì. Scusami, poi dicono alla famiglia di questa persona scappate perché non siamo in grado di difendervi. Ma in quale paese l'hai visto? Scusami, ma in quale paese l'hai visto che la Gran Bretagna, che è uno dei paesi più controllati e sicuri, dove ci sono servizi segreti che indagano su tutto, dicono a una famiglia scappate perché dove scappate? Ma scappate in Italia. A parte che non era tutta la famiglia, perché la famiglia si è divisa, e questa signora arriva in Italia. Allora, se parli sempre te, inutile. Allora, se ci dobbiamo sottoporre tutte le volte, perché tanto vorrei passare solo uno scatto avanti. Luca, posso finire? Sì. Visto che sono stato interrotto, allora mi spieghi come mai il governo kazako ha messo a disposizione l'aereo privato? Mi spieghi perché gli inglesi mandano via questa donna dicendole non state qui perché non siamo in grado di difendervi? C'è qualche cosa di strano, no, sì o no? La famiglia si è divisa. Mi spieghi perché questa donna arriva in Italia? Ci sono tante cose strane che vanno verificate, ma questo non toglie che è stato fatto un abuso per quanto riguarda il nostro governo. Un passaporto falso? Mi spieghi che cosa c'è dietro? È un caso complesso, avete accennato a tutti i punti di criticità. Perché quattro magistrati dicono sì all'espulsione? Perché dicono che non sapevano che era una moglie di un esule. Cioè è come se le due mani...
sono dei servizi della polizia, se non abbiamo le informazioni, vi voglio chiedere una cosa. Allora la Berlinguer dice: non posso credere che il ministero non sapesse. Io non dico il ministro in persona, il ministero, io dico perlomeno il capo di gabinetto del ministro dell'interno. Non ci posso secondo Belpietro sapeva il ministro dell'interno e il ministro degli esteri, perché questo il ministero dell'interno e il ministero degli esteri sapevano, quello va verificato. Sì, ecco, questo è il punto decisivo che potrebbe produrre degli sviluppi. Sì. Secondo Belpietro, il ministero dell'interno, vero che è stato usato a fini politici della tutta sta vicenda, alla fine viene usata a fini politici contro il governo. Ribadisco, chi ha tante responsabilità, quella di non averci ancora detto se aumenterà l'IVA, se farà questo, quell'altro, però lo si usa solo a questo fine, sperando di far cadere il governo o di mettere in difficoltà un ministro. Allora, francamente, mi sembra un uso strumentale, questo sì, dei diritti umani e soprattutto di una vicenda dove sono coinvolte una bambina di 6 anni e una signora. Ma se lo si usa solo a questi fini, io lo trovo scandaloso, quello sì. Solo una cosa, Belpietro, oggi Repubblica e Messaggero scrivono che il presidente kazako è stato in Sardegna il 6 luglio. L'Unione Sarda addirittura ha aggiunto che in quella data, in una villa di un amico comune, questo presidente ha avuto un incontro con Silvio Berlusconi. Berlusconi ha smentito. Questa pista tu che credito gli dai? Io non sono a conoscenza, non so nulla di questa faccenda, non so se si sono visti, mi pare però che ci sia un nesso praticamente pari a zero, dato che la signora è stata espulsa il 31 di maggio. Quindi da questo punto di vista, se il 6 per caso questo signore, il presidente kazako, è venuto in Italia e ha visto qualcuno, io non lo so, ma non mi pare che ci sia connessione. È ovvio che questo viaggia e viene ricevuto da tutti. Cameron mi pare di ricordare, proprio quelli che hanno mandato, che hanno detto alla signora di scappare, gli inglesi, Cameron mi pare di ricordare che più o meno allo stesso periodo fosse ad Astana, cioè che è la capitale. L'altro errore grave che è stato fatto è che comunque questa vicenda appunto è successa tempo fa e nessuno si è preoccupato di appurare com'era andata. Cioè se non fosse venuta fuori pubblicamente nessuno si sarebbe preoccupato di dire non lo verifichiamo com'è andata davvero. Non l'avremmo mai saputo. Questo lì da parte del voglio tornare al governo e commentare con voi i sondaggi che Enrico Mentana ci ha presentato nel TG di questa sera. Allora, intanto c'è la portavoce di Renzi, questa è sicuramente una notizia più importante della prima, che dice Renzi non ha mai detto la frase che le agenzie hanno battuto pochi minuti fa e di cui vi avevamo dato conto. Pensa solo. Non è stata, e questa è la battuta di Belpietro, non è stata mai pronunciata. Vediamo i sondaggi. Questa è buona, non è so se anche Bianca è convinta di questo. Vediamo i sondaggi sulle coalizioni che sono interessanti. Mentana oggi si interrogava su questo. Questo passo in avanti del centrodestra che sale di un punto, 35,1 la coalizione diciamo intera, un più 0,3, sul calo del centrosinistra, vediamo il secondo cartello, eccolo qui, che passa al 33,5 e questo sarebbe interessante, meno 1,06, e su una crescita quasi analoga, guardate solo l'ultima riga del terzo cartello del Movimento 5 Stelle, vediamolo, 17,6 nel penultimo rilevamento, 19,02 adesso, più 1,6. Bianca, qual è la motivazione secondo te di questa flessione del centro-sinistra, se è vera? Ovviamente sono ricerche demoscopiche e non fotografano degli attimi o dei sentimenti. A che cosa può essere dovuta? Beh, insomma, la settimana che è passata è stata una settimana comunque faticosa per il centro-sinistra, soprattutto per il Partito Democratico, perché quella insomma, cosa che è stata poi anche forse enfatizzata più del dovuto. Però la vicenda del voto, della sospensione dei lavori parlamentari per qualche ora. Però sta di fatto che quella vicenda la mattina era cominciata così, cioè Daniela Santanchè aveva dichiarato: qui o si sospendono i lavori parlamentari per 3 giorni,
l'aveva detto proprio esplicitamente, oppure cade il governo. Quindi per metà della giornata è andata avanti comunque questa idea di ricatto molto pesante da parte del PDL rispetto al governo, che niente c'entrava naturalmente con la decisione di anticipare al 30 luglio la sentenza della Cassazione sul processo Mediaset, perché sennò appunto rischiava di... Quindi, no, di anticipare, cioè di farla, poi perché sennò rischiava così, la prescrizione. Così forte dal poi punto è vero che si è arrivati voto solo alla sospensione di qualche ora, perché poi il PD quattro ha detto ore, sì, quattro ore per permettere la riunione poi dei gruppi parlamentari di discutere. Però fatto sta che è nata in un altro modo, perché è nata, diciamo, la mattina con dichiarazioni roboanti da parte la Santanchè di Brunetta, che dicevano o si fa così oppure si va tutti a casa e il governo cade. Quindi lì, secondo me, comunque in un modo o nell'altro c'è stata questa sensazione quasi un po' di bisognava tenere fermo e dire forse si fa tra due o tre giorni, ma non oggi, perché c'è questo out. E poi inevitabilmente credo che il PD, dentro il PD, paghino sempre quelle che sono le divisioni. Cioè, da e questo punto di questa vista, diciamo, questa settimana che ha acuito in un certo senso divisioni dentro il Partito Democratico, perché sappiamo che poi i renziani, insomma, si sono differenziati da questa posizione. E poi adesso lì dentro, parliamoci chiaro, è da una parte sta Letta e da una parte sta Renzi. E i loro interessi sono assolutamente, diciamo, divergenti rispetto all'attuale governo, perché è chiaro che più il governo va avanti, se il governo riuscirà ad andare avanti, se riuscirà a fare delle cose concrete, perché questo governo, insomma, questo... ha ragione Belpietro, cioè, o riesce a fare delle cose concrete oppure non ha senso che continui a stare in piedi, perché vivrà solo se appunto avrà dei provvedimenti soprattutto economici importanti. Dico, lì chiaramente Letta c'ha un interesse, Renzi ce n'è un altro, ne parliamo subito dopo. Belpietro, su questa flessione quale delle cause, diciamo, l'analisi di Bianca Berlinguer ti convince? Beh, abbastanza condivisibile, mi pare che sia la vicenda appunto della sospensione dei lavori parlamentari, sia le divisioni all'interno del Partito Democratico abbiano segnato, cioè non si capisce che cosa voglia davvero il Partito Democratico. Da un lato qualcuno lavora per far cadere il governo, dall'altro qualcuno lavora per tenerlo in piedi, e sempre di più si nota una divisione profonda anche sul tema delle regole, delle primarie, del congresso, di tutto quello che insomma ne consegue. È evidente che si capisce, insomma, che c'è un appannamento, e quindi non credo che tutto ciò attiri il favore degli elettori, i quali, soprattutto quelli forse più radicali, preferiscono a questo punto di nuovo tornare sul Movimento 5 Stelle, che già durante le elezioni aveva sottratto dei voti, sinistra. Voglio chiedere a tutte e due, nei minuti che ci restano, una valutazione, cominciamo da Bianca, su questa data un po' spartiacque, la fine di luglio, il giorno in cui la Cassazione si dovrebbe pronunciare, a meno che non ci sia la rinuncia alla prescrizione, non cambi il calendario. Che cosa può accadere veramente in quel giorno? Ma a parte che oggi c'è stata questa intervista di Coppi, sì, a Corriere della Sera, che fa capire, che però ancora non si capisce se poi si può chiedere la rinuncia alla prescrizione prima che siano scaduti i termini, che però fa capire che, insomma, potrebbe essere intenzione di Berlusconi rinunciare alla prescrizione, e anche per avere più tempo per poi preparare la difesa. E in questo caso il DD verrebbe spostato a fine settembre. E qui però si settembre tratterebbe solo di spostare i tempi. E lì dipenderà naturalmente. Cioè, io credo che se ci fosse una sentenza positiva della Cassazione, cioè di conferma di condanna, insomma, il governo faticherebbe davvero molto a restare in piedi. Anzi, io, insomma, sono abbastanza convinta cadrebbe, che forse non ce la farebbe. Però aspetta, no, c'è una questione. Tutto dipenderà dall'atteggiamento di Silvio Berlusconi. È chiaro che se Berlusconi in quel caso fa un passo indietro, il governo può anche... Ma se Berlusconi non fa un passo indietro e si va allo scontro frontale, insomma, abbiamo sentito... Se vincono i cosiddetti falchi di tutti i generi, addirittura occupiamo l'autostrada solo quando c'è stata la decisione di discuterne il 30 luglio, e a quel punto la sorte del governo è segnata. Insomma, è una vera spada di Damocle quel giorno. Belpietro, quindi le due domande sono: ci sarà questo cambio di linea che concede un'ulteriore proroga, diciamo così, oppure si andrà alla precipitazione alla fine di luglio? No, io credo che presenteranno molto probabilmente questo cambio di linea, che serve anche alla difesa, perché la difesa di fatto
soprattutto quella di Coppi, ha avuto poco tempo per argomentare le ragioni per cui questa sentenza della Corte d'Appello debba essere cassata. Quindi penso che presenteranno la richiesta appunto di rinuncia alla prescrizione. Questo farà probabilmente slittare. Detto questo, è evidente che se ci fosse una sentenza di condanna sarebbe un problema per il governo, sia per le reazioni di una parte del centrodestra, del Popolo della Libertà, che certo non passerebbe, non farebbe passare sotto silenzio la condanna del proprio leader, sia credo anche per le reazioni che potrebbero esservi all'interno del Partito Democratico. Dicevamo prima che ci sono due linee all'interno del Partito Democratico: chi punta verso la caduta, per la, sulla caduta del governo, e chi invece cerca di tenerlo in piedi. Ecco, i due falchi del PDL e del PD hanno interessi congiunti, e del PD lavorerebbero per farlo cadere. Il PD a questo punto utilizzerebbe quell'argomento dicendo: non possiamo stare in una maggioranza con un partito che è guidato da un condannato. Allora contano più proprio telegraficamente i due falchi o le due colombe? Questo sarà da vedere, nel senso che è difficile stabilirlo adesso. Credo che in quel caso, appunto nel caso di conferma della condanna, intanto ci sarebbe comunque il voto sulla interdizione dai pubblici uffici, perché non è ci dovrebbe essere un voto dell'Aula del Senato. E quello secondo me è abbastanza scontato, nel senso che il Partito Democratico non potrebbe in nessun modo votare contro una sentenza della Cassazione, quindi quel voto, e credo che Berlusconi lo sappia insomma piuttosto chiaramente, anche se potrebbe essere un voto segreto, attenzione, ne abbiamo discusso più volte qui, potrebbe essere un voto segreto, ma che da lì si arrivi però diciamo a votare contro una sentenza della Cassazione mi pare difficile. Quindi penso che in quel caso davvero potrebbero prevalere più la parte che insomma vuole. Anche se, aspetta, ci sono delle incognite che non dobbiamo dimenticare. In quel caso si tornerebbe a votare in tempi brevi, con questa legge elettorale. Bisognerebbe naturalmente vedere che cosa fa il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nel momento in cui ha accettato di tornare a essere il capo dello Stato ha detto con molta chiarezza insomma che lui con questa legge elettorale non rimanda, quindi si potrebbe addirittura arrivare a scenari anche più impegnativi, perché la discussione è interessantissima. Napolitano non dica benissimo allora me ne vado io. Il tempo è finito, domani puntata di Onda Lunga dedicata al pacchetto lavoro che inizia il suo iter parlamentare. Grazie a Maurizio Belpietro, buonasera. Grazie a voi. E grazie a Bianca Berlinguer. Grazie. Ci vediamo domani.